troviamo alla conferenza stampa della presentazione ufficiale della 1000 Miglia 2018 presso il Palazzo della Loggia di Brescia, dove sono state presentate le nuove tappe e tutte le news della gara più bella nel mondo, nella quale parteciperemo anche quest'anno noi di Showcar per rendervi partecipi in diretta di tutto ciò che accade da Brescia fino a Roma. La 1000 Miglia 2018 riserva numerose sorprese, che sono state illustrate oggi durante la conferenza stampa di presentazione davanti a una platea composta da numerose autorità e giornalisti da tutto il mondo. L'edizione 2018 propone anche una novità in tema di giornate. Beh, ci serve soprattutto la novità di partire il mercoledì anziché il giovedì e tornare il sabato per poi festeggiare tutti assieme alla città, l'arrivo di tutti i concorrenti. E da sempre 1000 Miglia attira numerosi personaggi noti. Abbiamo qualche novità? Beh, le avremo sicuramente le novità, perché vogliamo che la 1000 Miglia diventi sempre più internazionale, vogliamo che diventi sempre più importante, quindi abbiamo necessità anche che personaggi noti vengano. Il percorso è stato modificato rispetto all'edizione del 90esimo, con la prima tappa che si fermerà a Cervi a Milano Marittima per proseguire verso Roma. Anche il ritorno verso Brescia vedrà una novità, ovvero il passo della Cisa e nuovamente, dopo la pausa dell'anno scorso, l'autodromo di Monza, non prima di aver concluso la penultima tappa a Parma. Ma la città lo vive ancora con grande sorpresa, meraviglia, vedendo insomma questa sfilata di auto d'epoca veramente importante. Per noi è stato il modo anche di far conoscere ancora di più Parma fuori dalle nostre mura, soprattutto fuori dall'Italia. Il livello qualitativo dei partecipanti e anche dell'immagine della gara pensavamo si sposasse benissimo con la nostra città, con i suoi prodotti d'eccellenza. Quindi quest'anno per la quarta volta, e lavoreremo anche per i prossimi anni, insomma Parma ospita e Parma ci tiene a far bella figura. Dunque, quest'anno la 1000 Miglia vuole essere più inclusiva. Cosa intende con questa definizione? Beh, più inclusiva intanto due cose. Più permeabile ai mondi che stanno attorno a 1000 Miglia. 1000 Miglia rappresenta, come abbiamo detto, un unicum in termini di design, oltre che di gara e di competizione. Quindi ha a che fare con la bellezza e ha a che fare con l'arte. Ma non solo, 1000 Miglia è anche un modo di vivere. Ha un suo proprio lifestyle e quindi i mondi attigui al nostro sono sicuramente quelli del design e del fashion. Ora, in questi mondi c'è un'elaborazione di contenuti e di linguaggi dai quali 1000 Miglia purtroppo è ancora un poco distante.